ASR Music. Ci piace sognare, un attimo prima dei pressi così saltiamo, un filtro perenne che c'è tra la testa e il cuore, e se incazziamo guardando gli altri che fanno che compra, e quanto ci piace essere schiavi di sta follia, le nostre casse e suonano a vuoto, gli altri che spendono, ma solo a noi la UEFA controlla, sempre a combattere, i conti non tornano, i giorni che passano, la cosa preoccupante viene moratata, niente scamacacca, ma cosa patata, sta a vedere che non arriva nessuno, un tono basta tata, il gallo sta bardata, amici sta basta, male che vada ci mette non uno se. Niente, corrono le lancette, quando a fine agosto quasi quasi non ci speravo più, prende il jet come un falco, parte presidente, torna con a bordo Romelu. La cerimonia degli arrivi alla Roma è una roba seria, appuntamento immancabile per mitomani e cinefili più che tifosi. Niente cartapesta, tutto vero. Vero Dana alla cloche del suo jet che buca le nuvole e verissimo Romelu che scende per primo dalla scaletta tutto in nero, dalla pelle agli abiti, masticando sorrisi, imbarazzo e stupore. L'ultima star dell'avviatore che non parla ma vola, decolla e atterra come fosse l'unica lingua di cui fidarsi. Sta di fatto che con i Friedkin al comando, Roma è tornata alla capitale dell'onirico, uno spettacolare set di divi e chimere. Tocca ancora a Ciampino trasformarsi per una giornata in una sezione di Cinecittà. Due anni dopo Mourinho, l'agosto è meno foso, appena piovoso e molto ventoso. Due anni fa era ancora pandemia, oggi è solo pandemonio. Il resto è copione già visto, tutti presenti all'appello, inclusa la Beata Maria Vergine, la Madonna di Ciampino, la più smagata in fatto di miracoli e di apparizioni. A migliaia che non stanno nella pelle e naso all'insù. Una fumeria doppio a cielo aperto, di facce trasognate che sfogliano la margherita del sogno o son desto, pronte a consumare l'ennesimo sequestro di massa. Per quanto preparato, si capisce che Romelu non crede ai suoi occhi, fa fatica a decifrare il delirio. Si esalterà o si spaventerà, forse entrambe le cose. Di sicuro da ieri è prigioniero di questo abbraccio. Sarà lui, saranno le sue imprese o i suoi atti mancati a decidere se sarà un re o un reietto. Big Rome, New King of Rome, si portano intanto avanti i tifosi, nel non dubbio. Non era ancora arrivato Big Rome ed era già in ogni luogo, inclusi i muri di Roma. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi, parola di Bertolt Brecht. Sventuratissimi allora, o fortunatissimi alla faccia di Bertolt, i tifosi della Roma, unici al mondo nel bisogno di eroi. Ne sono passati tanti negli anni, variamente ribattezzati re, divini o imperatori. 23 anni dopo Gabriel Omar Batistuta, per dire il più accostabile a Romelu nel ruolo e nel carisma, anche qualche svarione a dire il vero ogni tanto. Memorabile lo smarrimento e forse un principio di panico di tale Sisigno, accolto a Fiumicino da migliaia di tifosi in calore e si guardava intorno per cercare la star che non poteva essere che lui. Lui che era venuto nella capitale più che altro a svuotarsi qualche barilotto di birra ben gelata e passare per lo più inosservato. Romelu ha tutto per saziare gli appetiti mitologici della tifoseria giallorossa. Dalla storia che lo precede e tutte le scene cult di campo seminate negli anni. Il bambino di 6 anni è già 39 di piede, che più povero non si può, che pregava al buio di notte con la madre e il fratellino Jordan perché non c'era luce, a bere latte mischiato all'acqua perché non c'era abbastanza latte. Lo stesso bambino, irriconoscibile, nel frattempo è diventato un tank della disfida contro Ibra in un celebre derby di Milano. Lo scontro di due bestie mitologiche, il leone dalle narici fumanti contro il serpente dalla bocca sibilante. Uno contro l'altro, a un millimetro dalla rissa, in una macchia grandiosa di colore e di calore. Mitologica e solidale invece la coppia che formerà Roma con Paolo Dybala, coccolati dallo smisurato amore di Giuseppe Mourinho. La Roma aveva il suo Mandrake, ora il suo Lothar. Un Lothar nel frattempo emancipato e milionario che non arriva dalla Nubia con una pelle di leopardo, i pantaloncini bianchi e il fez rosso, ma dalle capitali del lusso e outfit modernissimi. La Hoya e Big Rome, due mancini uguali e contrari,
il maghetto che estrae conigli dal suo cilindro e lo spacca a montagne che i palloni se li mangia e gli avversari gli rimbalzano addosso. Più che una coppia, un magnifico ossimoro. Belli da far spavento, il leggiadro argentino, un'illusione vestita da calciatore, e il dirompente belga di origine congolese, che porterà alla Roma la sua capacità non solo bruta di scatenare l'inferno quando l'inferno è necessario. Di qua il talento che prescinde dalla forza dei muscoli, di là la potenza che non può farne a meno. Qualità che, se sapranno accoppiarsi nella maniera giusta, faranno la fortuna di José Mourinho e la gioia dei tifosi giallorossi. Intanto, per orientarlo a Romelu Lukaku Menama, nome completo, i tifosi hanno già tolto l'ultima sillaba, Romelu Mena. Bello de casa, gli hanno urlato ieri per farlo sentire a casa. Può bastare. Passata la sbornia, tocca ora a José Mourinho costruire una squadra credibile. Il mosaico è completo quasi. Complicato da mettere insieme, ma tanta stoffa di qualità. Manca un portiere meno tremebondo e forse un esterno. Il resto è prima classe. Due davanti come Dybala e Lukaku ce l'hanno forse l'Inter e il Napoli. Sottolineo forse. Difficile per lo sciamano di Setúbal a questo punto insistere sui limiti dell'organico. Discutibile farlo in assoluto, improponibile da ieri. L'arrivo di uno come Big Rom avrà, si auspica, anche i suoi effetti indiretti. Servirà a colmare il deficit di personalità dopo l'addio di Matic e ridarà convinzione a ex compagni e amici come Smalling. L'obiettivo è talmente esplicito che non serve nemmeno dichiararlo. Dalla qualificazione Champions in su. Dan, facce Tarzan, urlava un tifoso ieri a Ciampino. Ecco, tocca ora a Mu assumersi la parte dell'eroe che legittimamente gli spetta. Niente più alibi. Un gigante! Un campione!